Marcello Volantinello, uno con i controcazzi. Io sono sempre nel giusto. No, no, tu stai sbagliando, ma pesantemente. Venire dentro qui nel mio locale senza mascherina. E io mi immagino voi pecorelle che ancora andate nei supermercati dove c'è gente che... No, no, vieni con me, non chiami i carabinieri. Vi vuole con la museruola. Ma tu devi venire fuori con me, se no... E magari sorridete nella cassa a queste merde. Sì, ma infatti sei un fenomeno. Infatti... Che vi vendono veleno. Ciao. Cioè, no, non li metto. Allora tu dici, ma cosa posso fare io? Cosa posso fare? Potato, patate. Vieni in montagna, come faccio io, raccogli castagne, pianta patate. Compra due galline. Fa male comunque. Ah, se non sei abituato. Invece di andare da uno stronzo che non ti vuole nel suo negozio, che ti vuole solo con la museruola e fra poco anche con il succo magico. Ora, ritorniamo allo straccione, che sarei io, ovviamente. Il divertimento è assicurato. Tua chiamata sarà gestita in Italia. Marisa, buongiorno, come posso aiutarla? Buongiorno, con chi sto parlando? Paolo, prego. Paolo? Ah, Paolo pure, anche sì. Tu mi sembri una persona molto gentile, già sento dal tono di voce. Il razzismo purtroppo è il cancro dell'umanità, nel senso che la pecora, invece di essere razzista contro chi lo controlla, quello in alto, è razzista contro l'altra pecora. Allora, ho parlato stamattina con due colleghi, che uno mi ha chiuso il telefono in faccia e l'altro mi ha detto che sono uno straccione e devo tornare in Albania. Questo coglione purtroppo, siccome le dosi ad un certo punto fanno effetto, no? Ha detto al cliente, cioè io. È incredibile, come fa a lavorare questa gente lì da voi? Oh? Gli dà i soldi a sta merda. Lui, questo schiavo di merda, per 3 euro va lì al call center, viene umiliato tutti i giorni là, fa quel lavoro di merda per 3 euro e dice a me: ma chi ti sta rubando niente per 3 euro che paghi? Ma testa di cazzo, tu per 3 euro te va a fa umiliare là? Scusami, non ce l'ho con te, è solo che è incredibile. No, 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 perché raga, capisco, vabbè, quello purtroppo lo sa, la persona è stupida, quindi purtroppo ci sta. C'è questa teoria che dice che loro ci hanno creato come una sottospecie, che col cervello non ci sta molto, da usare come schiavi, perché così sembra effettivamente. Io non so se questa teoria è vera, però è molto, sembrerebbe, no? C'è proprio la maggior parte dei dementi è proprio da demente, schiava, perfetta per farti lo schiavo, e rimarrà lì, non evolve, non va oltre a incazzarsi con l'altra pecora che vede. Ma chiama a quelli della team e digli che vedessero questa cosa. Ma che cazzo me ne frega a me? Cioè, se lui è riuscito a dire queste cose qua, significa che a loro gliene ha fatto un cazzo, perché altrimenti, se lì nella ditta c'era pressione alta per trattare bene i clienti, lui non avrebbe nemmeno detto questa cosa qua. E di risolvere con la violenza, cioè di rendere con la violenza le persone buone, non funziona. Cioè, noi dentro di noi siamo tutti razzisti, siamo tutti merda. È proprio questa sottospecie di merda che è stata programmata ad odiare se stessa, cioè la pecora, piuttosto che chi la controlla in alto, chi lo rende là il schiavo a fare lo schiavo al call center. Non lo sa il demente che invece di fare lo schiavo il fantozzi, può benissimo venire qua in montagna, piantare patate, raccogliere castagne. Io a Lozzo, le porca troia, in Emilia Romagna, nell'Appennino, quando ho vissuto per 2 mesi in un rifugio abbandonato, faceva più freddo di quella. Lì la temperatura scendeva pure a meno 9 una volta, faceva più freddo, poi non c'erano muri così, là c'era solo pietra, e lì poi ovviamente è andata male, ho perso quel bellissimo posto perché proprio per le pecore che c'erano lì intorno. Ah, lo sapete che Giorgio, che ogni tanto avete visto nei video di me, questo anziano che... Ha telefonato lo scultore, quello di Lossole. Ecco. Però era un po'. Era limitato mentalmente, voraccio, anche se era buono. Il capo della protezione civile. Ma tu ci credi, Gio, che l'ha preso? Sì, e poi l'ha preso anche quello che è venuto. Adesso non mi... Dove l'hai visto? In TV? Quindi metti il pollice in culo e il pollice in giù. E non condividere assolutamente questo video. E già che ci sei, unsubscribe e vattene a fanculo. Ah, questo è il... non so se si vede. È il coso del... capito?
veramente la mia scenografia qua, coreografia, tutto quanto è bellissimo, è studiata nei minimi particolari.